Allora, intanto perché siamo qui? Parola. No, come mai ci siamo incontrati praticamente una settimana fa durante il consiglio comunale? Voi eravate lì a prendere un caffè e abbiamo detto, mi avete detto, facciamo questo, quando è che facciamo un'intervista noi due insieme? Come mai vi è venuta questa idea? Chi è che parla? Allora, l'idea è venuta solo perché è un periodo in cui io e Antonio Levoni, dopo che per anni ci siamo visti poco, abbiamo per tutta una serie di casualità legate comunque all'impegno da parte suo politico dal punto di vista del fatto che è consigliere comunale, da parte mia, avendo preso la presidenza dell'ACEA, che comunque ha una emanazione di carattere politico, abbiamo avuto occasione di trovarci insieme. E quindi abbiamo recuperato tutti gli anni che non ci siamo visti, per cui c'è una sintonia che ci ha portato anche ad affrontare determinate esperienze, tra cui anche questa. Quando vado, Prego, dove vado prego. ad andare? La fuori, Ottimo. no? No, allora, noi giocavamo al pallone insieme che avevamo 14, 15, 16 anni, nella famosa Acli Belvedere, Pino De Petro, quello che adesso da anni e anni corre Corriere Padano. Eravamo una squadra invincibile. Nelle giovanili, negli allievi, abbiamo fatto delle cose meravigliose. Siamo Qualcuno che rimasti amici smentisce. da allora, anche se ci siamo visti poco poi negli anni, ma siamo sempre rimasti in amicizia. E poi c'era anche un'amicizia, una stima che veniva da lontano fra mio papà e il suo papà, due grandi papà che si conoscevano e due figli medi rispetto ai grandi papà che hanno iniziato da ragazzi e poi ci sono incontrati questi ultimi anni. La cosa più bella che è successa è che un giorno, per caso, Patrizio Losi ha saputo che io sono nato, cresciuto alle case popolari. E lui, essendo da poco presidente delle case popolari, mi ha chiesto appunto di dire qual è stata la mia esperienza come inquilino delle case popolari nei tempi in cui ero bambino io, e cioè 50 e passa anni fa. E allora io da lì, insomma, mi sono un po' sentito così, no? Emotivamente colpito da questi Questo ricordi. quando? Questo l'abbiamo fatto un paio di mesi fa, Ok. no? E allora ho portato la mia testimonianza da bambino che è nato nelle case popolari, è cresciuto nelle case popolari, zona? i mulini degli Orti, cioè praticamente davanti al consorzio agrario, via Colombo, dietro alle prime case fronte via Colombo c'è il quartiere Mulino degli Orti, che allora aveva come sfogo il Corpus Domini come parrocchia e la Libertas come società sportiva. Cioè un'esperienza di vita irripetibile, con situazioni irripetibili. Ecco, Patrizio mi ha dato la possibilità di ricordare quel periodo e io con affetto e con emozione l'ho ricordato e da lì poi è partito ancora di più il nostro rapporto, e spesso ci si incontra, ci si vede, ci si scambia le opinioni C'è e qualche quant'altro. progetto anche come liberali che avete in mente di portare avanti insieme? Ma come liberali abbiamo intenzione di portare avanti tutto quello che può servire al nostro territorio, alla nostra città. Beh, Mettendo con Acer. con ACER direi che ACER finalmente ha un presidente espresso dalla nostra parte politica, diciamo, senza togliere nulla a quelli che c'erano prima, però io personalmente sono soddisfatto che ci sia questo presidente e penso e spero che si possa collaborare per mettere a frutto la potenzialità di ACEA anche a favore del comune, per vedere di magari di sviluppare meglio certi servizi che potrebbero far risparmiare al comune e potrebbero appunto essere forniti direttamente da ACER al comune stesso. Ecco, mi piacerebbe questo, che ci sono tante sinergie che potrebbero essere perorate e portate avanti. Ecco, questo sicuramente. Adesso cambierà anche il regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERP. So che in questo momento il comune, però volevo fare un passo indietro, Sì, perché poi prego. ACER è una realtà che sotto molti punti di vista è poco conosciuta, cioè ACER è un gestore di servizi, diciamo, in questo caso è un gestore di quelle che sono chiamate le case popolari, che poi sono suddivise in tanti aspetti, uno di quelli è la cosiddetta edilizia residenziale pubblica, che
che ha come acronimo ERP, che significa appunto degli alloggi che sono di proprietà comunale e attraverso una convenzione sono gestiti da ACER, che è un'azienda non partecipata del Comune di Piacenza, ma comunque controllata, in parte controllata, perché ACER è costituita da tutti i comuni della provincia di Piacenza, che sono i 46 comuni attualmente presenti, di cui 28 sono quelli che detengono delle case popolari. All'interno di questo meccanismo, cosa succede? Di questa situazione, cosa succede? Che nel caso specifico del Comune di Piacenza, come tutti gli altri comuni, è alla stretta osservanza del Comune stesso quello di predisporre il regolamento perché vengono fatti gli accessi alle case popolari. In questo caso, per una serie di regolamenti, di situazioni che devono essere adeguate alle leggi regionali, il Comune di Piacenza ha in essere la revisione del regolamento. Quindi Qui sarà una cosa comunale, è una questa cosa che revisione spetta del l'ufficio regolamento. abitazione, nel caso specifico l'assessore Federica Sgorbati, che è l'assessore al nuovo welfare, ecco, che ha Sì. in carico anche il discorso delle abitazioni. Si parlava adesso Provinciale. di spese, risparmi del comune che magari si potrebbero fare. Una delle ragioni per cui le hanno fatto, diciamo, le pulci, diciamo, comunque ci sono state polemiche, sono state le spese. Cosa da dire in merito? Cosa ne pensa? Sono arrivati polemiche anche proprio recentissime in Commissione Servizi Sociali. Beh, guardi, allora io faccio una brevissima premessa che è questa. Quando sono arrivato alla presidenza dell'ACER di Piacenza, grazie, come diceva Antonio e lo ha ricordato, come espressione del centrodestra, e sono il primo presidente del centrodestra da quando esiste il discorso sia delle vecchie case popolari chiamate IACP che dopo, dal 2000 in avanti, con le ACER. Allora, il mio programma, essendo stato vicepresidente per gli altri precedenti 5 anni, qual era? Era mettere in campo 3 indirizzi nuovi, uno legato alla comunicazione, uno legato alla riorganizzazione e uno legato al potenziamento dei servizi di carattere tecnico. All'interno di questo programma, chiamiamolo, di gestione o di nuova gestione, è chiaro che c'è un'attività di pubbliche relazioni che deve essere messa in campo. Grazie a questo tipo di partecipazione sono riuscito ad arrivare a essere eletto come membro del Consiglio Direttivo di Federcasa, che è l'associazione nazionale che raccoglie tutte le aziende che si occupano di case popolari, e ultimamente anche come rappresentante di Federcasa in Europa. Il discorso delle spese nasce da questo fraintendimento, cioè nel senso che io all'interno di quello che è la mia attività, cioè io sono rappresentante legale di ACER, e ha come statuto la possibilità di poter, anzi il dovere di poter, da una parte incrementare il patrimonio immobiliare dell'azienda stessa, riqualificarlo, e all'interno di questo percorso è chiaro che io metto in campo delle pubbliche relazioni, come dicevo prima, che significa essere conosciuto, essere in condizione di poter interloquire con dei livelli più alti, essere nella condizione di poter far conoscere Piacenza, i problemi di Piacenza e quant'altro. Quindi questo mette in moto tutta una serie di, chiamiamoli, movimenti che è chiaro che hanno un costo, ma questo costo qui è all'interno di un bilancio che viene fatto sia in termini preventivi che in termini consuntivi, quindi tutto è abbastanza regolato, controllato e approvato. Quindi lei ha investito, appunto, si parlava di appunto, un compenso molto più alto, ingiustificato secondo la sua collega del Consiglio di amministrazione dell'ufficio stampa, appunto, ricordo, quindi avete investito. Allora, ascolti, io ripeto quello che è stato il mio intervento durante l'ultima commissione, che è la commissione numero 3, svoltasi venerdì. Era presente anche Antonio Levoni, che tra l'altro ha avuto modo di intervenire. Quello che voglio specificare, perché non l'ho mai fatto e non voglio farlo in questa fase, nonostante certe polemiche strumentali sono venute fuori, io non voglio alimentare polemiche, io voglio solo rispondere per quelli che sono i dati di fatto. I dati di Sì. fatto sono praticamente uno, che io non vivo una situazione di gestione dell'azienda in termini monocratici. Io sono soggetto a tutta una serie di valutazioni, di controlli e di approvazioni che sono legati alla conferenza degli enti, che è il parlamentino, al CDA, che è lo strumento, diciamo, operativo, all'ODV, che è l'organismo di vigilanza, e soprattutto al collegio sindacale.
non c'è mai stato in questo anno e mezzo nessuna decisione, nessuna delibera, nessuna iniziativa che non sia stata filtrata, approvata da questi strumenti. Adesso verso la sua collega come procederà? Dichiaro pubblicamente, per quello che è questi incontri, questa intervista che stiamo facendo, che non è mia intenzione, non è mai stata mia intenzione portare quella che è una dialettica costruttiva che normalmente succede in tutti gli organismi, anche in Consiglio Comunale hanno delle conflittualità che è giusto che vengano espresse, perché poi alla fine se sono costruttive portano dei risultati. Io non ho mai voluto portarli al di fuori di quelli che sono gli organi istituzionali dell'azienda, cioè in questo caso soprattutto il CDA. E il suo intervento durante la commissione a quale è stato? Io ho solamente detto che, come abbiamo fatto con le altre società, desideravamo audire e interloquire con Acer per capire come funzionano le assegnazioni, quanti alloggi, se ce ne sono dei disponibili, com'è il rapporto con gli inquilini, la sicurezza, si parlava di telecamere, di assistenza domiciliare, si parlava di aree di gioventù, di com'è la vita, la quotidianità nei quartieri delle case popolari. Ripeto, a me interessava molto e ho detto che chiederò a brevissimo la convocazione della Commissione 4, come doveva essere già ab origine, che poi è stata bypassata da quella che è avvenuta la settimana scorsa, perché desidero come consigliere comunale capire insieme agli altri miei commissari, gli altri miei colleghi commissari, come funziona l'ACER per i cittadini. Io chiederò poi quello che avviene nel loro consiglio di amministrazione. A me non interessa e non deve interessare neanche i miei colleghi. Questo è un discorso ben da mettere, da puntualizzare, ecco, secondo me. No, parlando di telecamere, prima mi è venuto in mente un recente caso anomalo, ma un successo, nel senso, le telecamere che il quartiere Ciano, che ha deciso di autotassarsi per fornirsi una maggiore sicurezza, come mi sembrava che commentasse in positivo questo. Beh sì, è un risultato che definirei straordinario, perché è la prima volta che le case popolari, ma tra l'altro non solo a Piacenza, perché con questo sistema del comodato noi riusciamo a coinvolgere innanzitutto gli inquilini, perché è chiaro che se tu coinvolgi gli inquilini tu hai un senso di partecipazione e di attenzione anche dal punto di vista dell'educazione civica molto più alto, perché un conto è imporre e un conto è far partecipare. Questa secondo me è l'interpretazione che da un certo punto di vista, in termini soprattutto liberali, è il maggior livello di capacità di interloquire con le persone. Allora il sistema è molto semplice, noi facciamo delle assemblee di condominio, perché noi in buona sostanza siamo dei gestori di appartamenti, quindi il sistema funziona come se fossero degli amministratori di condominio. Chiediamo l'assemblea, anzi prima, se ci sono degli inquilini interessati, fanno loro la richiesta, convochiamo l'assemblea e poniamo all'ordine del giorno la possibilità di poter installare delle telecamere. Installare le telecamere con un periodo di transizione che è sperimentale di 2 anni, fino adesso ne abbiamo fatto in 2 zone, una Barriera Farnese che è stata la prima e la seconda è questa qui del Ciano, stiamo portando avanti le cose in molti quartieri, il tentativo è quello di coprire tutto Piacenza, e quindi noi poniamo all'assemblea questa possibilità con un costo. Fino adesso il costo, a seconda del numero di appartamenti e quant'altro, corrisponde intorno ai 5-6 euro mensili. Uh-huh. E devo dire che la grande soddisfazione è stata che, come uno può in un modo un pochettino poco attento pensare che uno che abita nelle case popolari è un povero uomo, questo può succedere in termini di situazioni che sono legate magari a perdite di lavoro, redditi bassi, pensioni, questo genere qua, però non sono delle persone che sono insensibili, sono attente alla loro condizione e quindi sono in grado di fare un sacrificio nel momento in cui mettono in campo la possibilità di rendere la loro vita più tranquilla e più serena. E questo devo dire che è stato un grande risultato. Addirittura al Ciano, che è un quartiere anche popolare, storico dal punto di vista anche della presenza, abbiamo avuto un'assemblea che è stata praticamente quasi al 100% di tutti gli inquilini con un voto all'unanimità. Quindi non c'è stata nessuna deficienza da questo punto di vista. I risultati stanno venendo
avanti. Non è solo le telecamere, poi noi abbiamo poi accanto alle telecamere tre passaggi durante l'arco delle 24 ore di Sì. vigilanza armata. Il nostro obiettivo, come dicevo, è quello di coprire tutta la zona. In più sto mettendo in atto la possibilità attraverso il nostro gestore telefonico di poter avere un sistema di wifi che ci consenta direttamente dalla nostra sede di poter controllare tutto quello che succede. Abbiamo fatto una conferenza stampa con i due assessori di riferimento, che sono l'assessore Sgorbati e Agnello Zandonella, per sì, e sicurezza. siamo in contatto con loro per fare in modo che poi gli interventi che faranno il comune con il sistema delle loro telecamere e con il nostro possa essere messo in rete, diciamo. Altre novità che proporrete o che non so, progetti su cui insisterete Beh, particolarmente? guarda, se tu hai un paio di ore di tempo, io le posso mettere in campo, ma le novità più sostanziali sono: abbiamo fatto un libro recentemente che è dedicato alle case popolari attraverso una serie di fotografie che hanno come obiettivo quello di dare più dignità a chi ci abita. Anche le case popolari sono viste come un punto di riferimento, si creano le compagnie e ci si protegge a vicenda anche commerciale. Il consigliere Levoni come ricorda la sua giovinezza lì? Ma in modo fantastico, è Da stato. rapper. Da rapper, un rapper ante litteram. Beh, fi Beh, figlio figlio dell'autore da. di Tadighi Piacinta, Esatto. io credo che. No, è stata l'esperienza più bella della mia vita, perché veramente c'è un senso di appartenenza, un amore, un volersi bene incredibile. E come diceva lei, eravamo dei gruppi, adesso il termine improprio dire bande, ma c'erano le due bande, quella del quartiere verso ovest, del quartiere verso est, quello verso via Colombo e quello verso il Corpus Domini. Ripeto, era una vita, una quotidianità simile ai ragazzi della Via Pal, una cosa molto bella. E mi ricordo che c'era quello che il venerdì veniva con la bicicletta e vendeva il pesce fresco, e gridava con la sua bicicletta: "Bevi, bevi, bevi, viva il pesce! Abbiamo le sardine del mare", per dire, no? Sì, Uno con la tipo bicicletta col cestino davanti e dietro. l'arrotino, ma col C'era pesce. quello che aggiustava I quello materassi che facevano. aggiustava i materassi, Ah, quello sì. l'arrotino, c'era di tutto. Ma poi una delle cose più belle che mi ricordo, a parte che mia mamma era maestra, la De Amicis, che era lì vicino, dunque io ero il figlio della maestra, e quando c'erano le bande che giocavano, se si combinava qualcosa. Ecco, c'era anche il figlio della maestra, dunque io ho sempre additato quello che era il più mascalzone, che poi infatti non lo ero come gli altri, però io figlio del maestro devo dare il buon esempio, secondo tutti. Comunque quello che ricordo con più affetto è che c'erano le porte aperte. Io mi ricordo che sul mio pianerottolo c'era la porta aperta, io andavo e vivevo quasi nella casa della signora Teresa Paraboschi, che era la via di Rimpettaia. E mi ricordo che quando io avevo sete, bere l'acqua che scendeva dal rubinetto nel suo mestolo, per me era un'acqua miracolosa. C'era un rapporto diverso con la gente, Ci si ci si voleva fidava bene, forse ci anche si un po' di più. fidava. Mia mamma andava via e ci lasciava, a me e mio fratello grande, a casa della signora Teresa piuttosto che della signora Giuliani sotto. Cioè Quindi le cose eravamo. sono un po' cambiate. Adesso devo mettere le Adesso. telecamere, prima insomma si Esatto. lasciava la porta aperta. Poi si giocava fuori, si facevano le squadre, poi si andava a dottrina insieme, si andava a scuola insieme da De Amicis. Era veramente un bel modo di vivere, ci si voleva bene, lo spirito d'appartenenza era incredibilmente forte. Sono state, secondo me, le case popolari in questi ultimi anni, in questi ultimi 20 anni, sono state un po' abbandonate, cioè sono state viste come una sorta di dormitorio nel quale, che dava risposta ad una determinata esigenza, no? Ma che alla fine poi era meglio che rimanessero lì. Insomma, dobbiamo cercare di recuperare tutto questo spirito. C'è qualcosa da mettere a posto, ma lo stiamo vedendo con il comune, in quelle che sono determinati cambiamenti nelle regole di ingaggio, chiamiamole, no? Cioè, nel senso che adesso, per quale motivo l'assessore Sgorbati sta riprendendo in mano il regolamento? Proprio per introdurre queste nuove regole che danno, non tanto non si va nel senso della discriminazione, si va nel senso di mettere in ordine determinate questioni che danno la possibilità di poter ordinare meglio e distribuire anche meglio, perché è chiaro che
se tu non stai attento al fatto che magari in un condominio tu hai tutta un'etnia, esatto, piuttosto che una combinazione con... più attiva, tu è chiaro che poi crei delle situazioni che poi diventano difficili da gestire, no? Certo. Quindi bisogna cercare di agire su quelle. Questo è quello che sta facendo l'assessore, insomma, è un lavoro impegnativo, ma credo che lo faccia bene. Ecco. Abbiamo messo in moto un meccanismo di grande collaborazione con le forze dell'ordine, per dire, con il questore Ostuni abbiamo messo in moto proprio delle collaborazioni, loro ci danno una mano quando abbiamo bisogno, abbiamo cercato di spingere anche gli inquilini a superare quello che è sempre stato il grande problema, cioè quello del denunciare, no? Cioè c'è molta gente che non denuncia perché ha paura e quindi... Abbiamo fatto questa azione di avvicinamento, si sono resi disponibili, noi spesso accompagniamo degli inquilini in questura, gli facciamo parlare, fare in modo di convincere che la denuncia è un fatto che non ti espone a delle repressioni, ma anzi ti dà la possibilità di poter essere aiutato e questo ha dato dei risultati. Noi cerchiamo di fare molto, adesso faremo anche, cioè in atto, il tentativo di fare questi giochi senza quartiere, cioè la simulazione dei giochi senza quartiere fatte tra i vari quartieri ACE, insomma. Poi abbiamo la festa. Cioè, ci spieghi. Il tentativo è quello di fare delle competizioni come potevano essere quelle tipo il Paglio, no? Cioè dove sì. I vari quartieri delle case popolari Piacenza, piuttosto che anche nelle altre realtà, dessero vita ad una serie di giochi in cui senza il primato della vittoria, ma della partecipazione, sì. Si potessero mettere insieme anziani, bambini, è una roba impegnativa. Può darsi che in questo primo anno, in questo primo tentativo non ce la faremo, però siccome io ho una caratteristica che è quella di essere abbastanza ostinato, credo che prima o poi ce la faremo. Insomma. E questo chiaramente prevede anche il coinvolgimento del comune. Evidente, non ne sapete, è nuova. No, questa è una... Questa è una fucina giornaliera di iniziative, di idee. No, ma non lo sapeva. Intanto bisogna frenarlo un po'. No, non lo sapeva, nel senso che siamo ancora in fase promozionale. Sì. Finché non abbiamo una risposta, è inutile che mettiamo in campo delle iniziative che poi impegnano. Perché il comune è una macchina che è più, diciamo, pesante di quella che ha. Cioè, per cui nel momento in cui vai dal comune devi anche avere tutte le cose ben in chiaro. Se vuoi adesso possiamo parlare benissimo un po' del comune e un po' della provincia. Bene, vai, parliamo della nuova nomina un attimo. Cosa farà come consigliere provinciale? Allora, io ho accolto volentierissimo e con passione l'invito del sindaco Barbieri, sì. Che appunto era diventato anche presidente della provincia, in quanto abitando io in Liguria ho dei rapporti ottimi sia con la Liguria che con la città metropolitana e con la fascia montana di confine lì. Allora, parlando appunto con lei, è nata questa idea, 6 consiglieri comunali mi hanno dato la loro fiducia, non me l'aspettavo, sono molto contento anche trasversalmente, perché noi come liberali piacentini siamo in 2, comunque ottenere 6 voti dai consiglieri comunali è stata una cosa molto importante, e molti consiglieri di comuni medio-piccoli. Cosa mi piacerebbe fare? Mi piacerebbe occuparmi della montagna, dei rapporti interregionali fra l'Emilia e la Liguria e la fascia appunto della nostra provincia che è l'interfaccia della provincia genovese e avere i rapporti con la città metropolitana di Genova. Io credo che i nostri comuni della montagna siano stati abbandonati in questi anni o comunque presi in poca considerazione. Mi piacerebbe come idea creare dei punti di riferimento per ogni vallata, trimestralmente, è un'idea, convocare gli amministratori dei comuni della montagna per confrontarsi su quelle che sono le problematiche, i loro desideri, le loro priorità e poi io, se fossi incaricato, se sarò incaricato del DQAM della montagna, porterei appunto questo in consiglio provinciale. Lei, la provincia come ente chiaramente ci crede ancora, cioè serve come ente ancora adesso la provincia perché negli ultimi anni era stato un po', sì esisteva ancora ma era stata un po' privata diciamo delle sue... Hanno fatto un po' un pastrocchio, una cosa che a me personalmente non piace perché le volevano abolire e allora dovevano abolirle tutte, che poi se si volesse abolire bisognerebbe abolire le regioni, non se ne parla più, ma comunque siamo aperti. Le volevano abolire, non ce l'hanno fatto, la legge del Rio ha fatto secondo me qualcosa che non ha senso, cioè ha lasciato le province ma togliendo alle stesse una valanga di opportunità eccetera, però con buona volontà
anche se sapete che non prenderemo un euro né di rimborsi né di competenze né di gettoni né di nient'altro, perché Del Rio con la sua legge ha detto ci siano le province ma non devono costare, dimenticandosi che un parlamentare europeo costa 25.000 euro al mese, per non dire di parlamentare italiano, per non dire dei consiglieri regionali. Ma io lo faccio molto molto volentieri e sono molto orgoglioso di poter servire la mia provincia. Infatti l'ha chiamato un patto per la Ricci Oddi, insomma questa comunione di intenti per la nostra galleria, si vuole ricordare in cosa consiste. La realtà è che questa raccolta di quadri nostri, questa pinacoteca che si chiama Galleria Ricci Oddi, è fra le prime 3-4 a livello importanza in Italia e addirittura è importante anche a livello europeo, però è quasi sconosciuta ai più. Allora, ci sono due problemi, secondo noi liberali piacentini. Due problemi. Uno, farla conoscere, esportare le nostre eccellenze, in questo caso la Ricci Oddi, all'esterno con un marketing appropriato, con un marketing giusto che faccia conoscere all'esterno quello che è la nostra potenzialità. E anche Due, i piacentini, beh, certamente, perché non ci va, non ci, cioè non ci vanno in molti no, ci questi, vanno in pochi veramente. neanche da. Due, infatti, è sul secondo punto. Due, valorizzare la nostra pinacoteca, per dare appunto modo a tutti, partendo dai piacentini, di sfruttarla, di vederla. Perché ci sono dei grossi problemi anche logistici e oggettivi. Cioè, d'estate, non essendoci una climatizzazione adeguata, si arrivano delle temperature vicine ai 40 gradi. Allora, voi immaginatevi che chi è che va a vedere dei quadri d'estate quando entra una galleria che ha 38-40 gradi con l'umidità e praticamente non c'è quasi la possibilità di respirare, ti senti soffocare. Diciamo che non è. D'inverno non c'è un adeguato riscaldamento e si va magari a 14-12 gradi, chi è che va a visitare? Allora, bisogna fare degli investimenti per poter rendere la galleria vivibile 365 giorni all'anno, Certo. la prima cosa. Poi però non dimentichiamo che oltre ai quadri esposti, che sono importanti fra l'800 e il 900, abbiamo altrettanti quadri nei sotterranei e nei magazzini della Ricci Oddi. Da poco a Palazzo Galli, qualche mese fa, si è raccolto un certo numero di quadri che non erano esposti nella Galleria Ricci Oddi e la Banca di Piacenza ha fatto sì che si sia organizzata una mostra molto interessante a Palazzo Galli con delle eccellenze dei quadri meravigliosi. Ecco, è per questo che noi liberali chiediamo. Saputo che c'è questo palazzo ex Enel, acquistato a suo tempo dalla fondazione di Piacenza Vigevano, che ha sicuramente intenzione di collaborare, di creare delle sinergie col comune. Ecco, sapendo che ci sono dei locali immensi, almeno una parte di questi locali della Ricci Oddi, troviamo scusate, del palazzo ex Enel, troviamo sistema di utilizzarli in modo tale da poter allargare la galleria stessa. Qui è una cosa culturale, bella, che valorizzerebbe in modo interessantissimo la nostra città. Tutti insieme dobbiamo, ma penso che il Consiglio Comunale abbia voglia nella sua interezza di andare in quella direzione. Dunque non c'è nessuno che polemicamente sta cercando di rallentare o di No. creare problemi. Io penso che tutto il Consiglio abbia voglia di fare bene per la Ricci Oddi e questa sarebbe la vera politica che piacerebbe e che piace ai cittadini, no? Quando un consiglio comunale va in un'unica direzione per il bene della città e del territorio. Poi c'è l'umidità che sale ancora sale dai pavimenti, si stanno scrostando degli intonaci, cornici di quadri dell'Ottocento a foglio a oro o in pastiglia che si stanno piano piano Certo, sgretolando. perché poi questi pavimenti L'umidità non è quella. Dunque ci nuociono. sono tante cose, dunque non basta avere un custode, con tutto rispetto per i custodi, per i custodi in gamba, ma ci vorrebbe anche una persona che sappia che in quella posizione, quell'umidità sta mettendo a rischio quei quadri, quelle cornici. Ecco, non intervenire quando poi il dado è tratto, è finito, cioè non si può più intervenire. Sull'argomento come la vede? Che percezione ha? Secondo Beh, lei la io gente, i qua. piacentini vanno alla nostra, la frequentano Beh, come io luogo? qua la vedo più come figlio di Cinello Losi che non come presidente di Azzo. So che ci sono dei quadri degli artisti piacentini, tra cui uno di mio padre, che per tutta una serie di problematiche, diceva Antonio, non vengono valorizzate. Cioè, se è vero che, entro nel banalissimo, se è vero come è vero che ci sono dei prodotti,
prodotti DOC, DOP, no no, lascia stare, prodotti DOP e DOC legati all'aspetto enogastronomico, non capisco perché non ci possono essere dei prodotti marchiati su delle eccellenze artistiche piacentine. Piacenza ha avuto un movimento artistico dal dopoguerra in avanti che è stato straordinariamente importante, ancora adesso ci sono degli echi, artisti come mio padre, Cinello, Fuppiani, Armodio, Bertè, sono artisti che hanno ognuno fatto il loro percorso individuale, come è giusto che sia per un artista. Poi vabbè, ci sono i Mosconi, poi ci sono i Grassi, ci sono tutta una serie di artisti, io ho fatto solo la sintesi di quelli che ricordo più degli altri. Però andrebbero valorizzati perché diventa un valore aggiunto, hai capito? Cioè, Piacenza ha questo problema, cioè, qualche giorno fa la Patrizia Barbieri ha fatto una domanda, ma c'è qualcuno che rema contro a Piacenza? In effetti qualcosa c'è, ma non è un gruppo, secondo me, o una situazione, è proprio tutto il sistema Piacenza che... È difficile, è una macchina. Si arrimano contro da soli. No, è una macchina che ha difficoltà a mettersi in moto e quindi o tu riesci a togliere questi legacci qui e consentire che cominci a correre oppure la cosa rimane immobilizzata, cioè su molti argomenti. Cos'è che frena in posizione, secondo te? Secondo me quello che frena è proprio l'autoreferenzialità, insomma, cioè essere convinti che noi abbiamo delle potenzialità, noi non siamo ancora convinti che abbiamo delle cose belle da valorizzare. Quando andiamo, ognuno di noi va in città che sono limitrofe, dalla più vicina Cremona a quella un pochettino più distante Mantova, che sono città un pochettino forse anche più piccole di noi, abbiamo sempre degli atteggiamenti di stupore, no? E quando veniamo a Piacenza abbiamo sempre questo atteggiamento negativo, per cui il nostro ingresso di Piacenza, arrivando da Milano, è un ingresso straordinario, ti porti in Piazza Cavalli, che è una delle più belle piazze che tu hai, però da parte nostra quando arriviamo a Mantova abbiamo questo atteggiamento di stupore, arriviamo a Piacenza abbiamo questo atteggiamento un po' come per dire, ma insomma c'è qualcosa che non va. Questo è un meccanismo che va cambiato e quindi penso che nel momento in cui questo ottimismo scatterà questa capacità di essere convinti che la nostra città vale quanto e forse più delle altre, allora si metterà in moto un meccanismo virtuoso. Ecco. Secondo me sarebbe ora di fare veramente squadra. Non solo il patto per la Ricciodi, ma il patto per Piacenza. E cioè, basta dire questa cosa non funziona perché è l'ex sindaco Dosi, perché è l'ex amministratore, per l'ex assessore. Basta! Dobbiamo sederci, fermarci, guardarci intorno a 360 gradi, proporre tutti insieme, e io invito l'opposizione a proporre soluzioni, ma non in polemica. Prima di tutto noi della maggioranza non dobbiamo entrare in polemica con l'opposizione inutile nel dire è stata colpa vostra se non abbiamo soldi, è colpa vostra se... Non è colpa di nessuno, è difficile amministrare perché ci sono un sacco di balzelli, un sacco di ostacoli, un sacco di procedure, ci sono delle cose veramente difficili che uno non l'immaginerebbe, uno deve provare per credere. Allora, fare un bel patto per Piacenza, opposizione, maggioranza, mettere in campo tutte le iniziative per veramente migliorare e valorizzare l'eccellenza Piacenza, il prodotto Piacenza. Ve ne dico uno per tutte. L'altro giorno il presidente di Piacenza Expo, che è un caro amico Cavalli, con una bravissima persona, è in gamba delle iniziative eccezionali. Cosa fa? Aveva bisogno della sabbia. Allora chiede, non chiede, ha avuto la possibilità di contattare una ditta di Parma che in breve tempo gli ha garantito la fornitura di questa sabbia. Sapete come hanno chiamato questa sabbia? Sabbia di Parma. La sabbia di Parma. Noi abbiamo comprato la sabbia di Parma. Cioè praticamente Parma ti vende anche l'aria che respiri. Noi a Piacenza, che abbiamo l'eccellenza, quando andiamo al supermercato, all'Iperco, piuttosto che andiamo all'autogrill, piuttosto che lì, coppa di Parma. No? Che è la nostra eccellenza. Dunque facciamo squadra. Basta è colpa di questo o è colpa di quell'altro. Basta quello non è in grado, quello non è capace, quello deve essere... Ma cerchiamo insieme di prendere le eccellenze che abbiamo, la volontà che abbiamo, gli entusiasmi, la positività e insieme fare qualcosa, tutti insieme. Ecco, questa sarebbe una cosa che a me farebbe tantissimo piacere. L'ha già espressa ai suoi colleghi della mia... E li ho espressa per quanto riguarda la Ricciodi, gliele esprimerò prossimamente quando discuteremo la risoluzione,
Però devo dirlo anche ai miei colleghi di maggioranza, Certo. che tutti insieme dobbiamo smettere di dire è colpa di quelli che governavano prima. Non produce, non serve. In parte sarà anche colpa di qualcuno, ma non importa, bisogna andare avanti.